che manca Gavi, no, no, senza che manca il filo, manca senza. Si sente lo stesso? Sì. Allora, come innanzitutto ringrazio la sezione per aver organizzato questa serata. Saluto il senatore Bodo, che grazie. Era qualche settimana che non lo vedevo, e devo dire che come Lega stiamo facendo un po' sul territorio, nelle valli, serate a tema, su questo tema, sulla questione dell'orso. E devo dire che in qualunque posto si vada, che sia la Val di Sole, che sia la Val le Giudicarie, che siamo qua questa sera, che sia la Val de Non, c'è sempre una importante risposta da parte della gente. Non siamo in campagna elettorale, perché vabbè, che il referendum non è un'altra roba, e non venire qua, noi non andiamo in giro con temi vari. Il tema è quello dell'orso, eppure c'è un interesse da parte, dimostrato anche stasera, insomma, dalla partecipazione che c'è a questa serata, da parte della gente importante. Ora, cosa vuol dire questo? Perché uno dirà, ma non inviterei mica a correre che deriva l'orso, perché manca risorso su certi aspetti. Però quando poi tu fai una serata a tema, e non è la prima che facciamo, sarà la sesta, la settima che facciamo in giro per il Trentino, ma io vi dico che minimo ci sono sempre 30 persone, 40 persone, una serata ne vengono trovate 80, dipende anche da, ma magari nei paesi anche sperduti in mezzo alla montagna. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il problema c'è, al di là che uno, a uno piace la Lega, a uno piace la Lega, il tema è interessante. E quindi il partito che insomma fa politica sul territorio deve anche sapersi far carico di questo tema. Noi non abbiamo, diciamo, abbracciato o conosciuto questa problematica ieri, l'altro ieri, perché abbiamo capito che c'è una particolare attenzione da parte della popolazione. Ho detto al senatore Divina, che lei è in consiglio provinciale dal 1993, quindi diciamo, ha visto nascere il progetto Life Ursus, che è nato nel 1996, il progetto Life Ursus. E noi, storicamente come Lega, abbiamo sempre avuto la posizione che questa sera, 15 anni dopo, veniamo a spiegare. E quindi, quando di fronte a questo tema toglie questa partecipazione, vuol dire che qualche punto di domanda deve venire a chi ha gestito e sta gestendo questa partita. È nato nel 1996 il presidente attuale della provincia di Trento, è entrato in carica nel 1998. Mi dicono che quando la gente va a lamentarsi da lui, perché va a lamentarsi, e mi disse, ma non lo via fa un mito questo progetto qua, le partì prima nel 1996. Vabbè, no, le partì prima, però sono 13 anni insomma che te governi in Trentino, e in questi 13 anni c'è stata la crescita numerica dell'orso in Trentino, insomma non è che poter scondermi dietro un dito. Può essere vero che nel 1996 che era altri, però insomma dal 1998 in poi che è questi, e quindi insomma qualche responsabilità sulla gestione di questo progetto c'è. Il progetto Life Ursus aveva come progetto iniziale, è stato firmato dalla provincia di Trento, dal Ministero dell'Ambiente, da una serie di enti, diciamo, collegati alle faune e alle foreste, cioè è un progetto, diciamo, di caratura nazionale / europea, perché su questo progetto influiscono anche, diciamo, normative europee. E quando la provincia è andata a firmarlo, a questo tavolo, prevedeva che nel giro di 20 anni, quindi eravamo nel 1996, nel giro di 20 anni si arrivava a 40-50 esemplari. Questo era il trend, diciamo, che si doveva arrivare. Oggi siamo nel 2011, i soggetti, c'è chi dice, ma i dati della provincia dicono che sono 30/35, però pare che la situazione sia sfuggita di mano negli ultimi anni, che
diciamo, la proliferazione che c'è stata tra le urse e gli orsi, qualcosa è sfuggito di mano. C'è chi dice che sono già 40-50, insomma, perché qualcosa nel controllo è sfuggito di mano. E quindi il progetto in sé prevedeva che si arrivava a questi numeri. E il protocollo firmato dalla provincia insieme al Ministero e agli enti che vi dicevo, prevedeva degli indici di pericolosità. Cioè, per esempio, avvistamento dell'orso da lontano. Il fatto è avvistamento dell'orso lontano, pericolo numero 10. Avvistamento dell'orso lontano che lentamente si avvicina, pericolo di numero 5. Avvistamento dell'orso e l'orso mi guarda, pericolo numero 4. Avvistamento dell'orso, l'orso mi insegue, pericolo numero 2. Avvistamento dell'orso, l'orso insomma si realmente pericoloso, pericolo non sono bugie, questo prevedeva il protocollo. Tutta una serie di pericoli. E corrispondentemente a un determinato pericolo corrisponde un'azione da intraprendere da parte di chi ha la responsabilità di questo progetto, in Trentino la provincia, quindi il corpo forestale. Dico questo perché un giorno si presenta da noi in sede una persona, la quale mi disse: mi l'altro giorno ho visto l'orso. Complimenti, che fa. Boh, ho visto l'orso e ho sempre paura. Ma era impaurita questa persona, cioè se io rido, però ho visto una persona che dopo qualche giorno che aveva visto l'orso era impaurita, ma lo vedevo ancora perché lo vedevo da come parlava che era impaurita. E questa qua era la fattispecie: orso insegue persone, di pericolo che dicevo prima, orso insegue persone, perché effettivamente per qualche metro questa persona è stata inseguita. Allora questo qua mi fa: ma perché sono io che mi sono uno che va a correre, de mio, stava, cioè sono abbastanza sportivo, ero in montagna per i fatti miei, quindi sono uno che ha una certa attività fisica, cioè una persona, un uomo di 35-40 anni, che magari non stavo andando a correre e quindi non ero stanco, ok? Non stavo andando a correre e quindi non ero stanco, perché se io in quel momento lì magari dovevo fare una corsa a montagna dopo mezz'ora, io non sarei stato in grado di scappare dall'orso. Perché? Perché non, magari non avevo la capacità fisica. E invece l'ho visto, c'erano anche gli orsetti vicino, gli orsetti ovviamente intervengono sì perché insomma lo zugà, e arriva e anche l'orsa mi si è avvicinato, ovviamente mi sono scappato, chiusa la partita. Ma questa era una fattispecie di pericolo orso insegue, o comunque segue persona, che corrisponde nel livello di pericolosità al fatto che gli enti competenti devono individuare l'orso, radiocollarlo almeno, insomma sapere che c'è. La pericolosità ulteriore è quella orso da prendere e mettere in gabbia.